Eccoci con il presidente Cirio. Abbiamo visto qualche accosto non male poco fa, qualcuno è riuscito meglio, qualcuno è riuscito peggio, però insomma diciamo che l'aspetto più importante era essere qua oggi per questa 70ª targa d'oro che rinnova anche un po' il forte legame tra Piemonte e Liguria a livello sportivo. Beh, è un legame tra le nostre due regioni straordinario, è un legame di amicizia, è un legame di collaborazione, è un legame di reciproco turismo. Noi siamo i balneari della Liguria e i liguri sono gli sciatori del Piemonte e soprattutto per noi è anche l'occasione di rilanciare uno sport importante come quello delle bocce in un evento come questo, che è l'evento più importante a livello nazionale legato al mondo delle bocce, così come l'evento piemontese che si tiene tradizionalmente all'inizio di ottobre, che è la gara della Fiera del Tartufo. Questa è un'occasione anche per ringraziare tutto il mondo che c'è dietro, la Federazione Italiana Bocce, le nostre bocciofile, le nostre associazioni, i dirigenti, gli atleti, gli accompagnatori, perché davvero questa è una grande opportunità di fare sport e fare sport è sempre un qualcosa che aiuta. Oggi poi mi cimento in uno sport difficile, perché le sport, bocce è uno sport difficilissimo, però ce la sto mettendo tutta, ma soprattutto ho dei soci fortissimi, perché come dicono nelle mie langhe da dove vengo io, le partite si vincono quando fai le squadre, quindi speriamo. Certo, infatti abbiamo visto anche qualche bocciata veramente da altissima scuola. A livello anche economico, la destagionalizzazione anche del turismo con questi eventi può essere un volano importante, no? Beh, sicuramente destagionalizzare è la parola d'ordine, vale per la Liguria, intanto Daniele ha bocciato, fantastico, e vale per la Liguria, vale per il Piemonte. Nel Piemonte non ci sono solo le piste di sci d'inverno, in Liguria non c'è solo il mare d'estate, abbiamo la necessità di avere un turismo più diluito nell'anno, perché turismo più diluito nell'anno vuol dire miglior possibilità di dare servizi più efficaci e più efficienti e soprattutto lavorare in un'ottica di plurimensilità, che è un po' l'obiettivo che ci poniamo. Liguria e Piemonte alleati per un turismo che però sta dando frutti straordinari, perché sia i dati della Liguria che quelli del Piemonte sono ampiamente superiori al pre-Covid, quindi non solo abbiamo recuperato ma abbiamo anche superato il passato. La Fenarina ha il titolo ancora in mano per qualche ora. Chi vince? Resta ancora nelle vostre terre questo titolo? Io devo tifare Piemonte, tipo Piemonte con grande piacere, poi vinca il migliore, ma se il migliore è piemontese io sono più contento.